Il comune di Giulianova ha approvato un nuovo avviso per i buoni spesa, per l'assegnazione dei buoni spesa per tutte le famiglie in difficoltà del territorio giugliese. Sì, dunque la settimana scorsa abbiamo consegnato i primi 218 buoni spesa alle famiglie che hanno partecipato al primo bando, che presentava dei requisiti molto, diciamo, stringenti proprio per individuare i nuclei in estrema difficoltà e siamo riusciti appunto a consegnare i buoni prima di Pasqua. Poi in questa settimana abbiamo pubblicato un nuovo avviso che ha invece dei requisiti meno stringenti, abbiamo allargato un po' le maglie e questo ci permetterà di individuare tante altre famiglie che sono comunque in difficoltà in questo periodo particolare. Ecco, istanze che dovranno essere presentate entro il 20 aprile alle ore 18. Sì, esattamente, il bando scade lunedì alle ore 18 e le istanze possono essere presentate sia tramite mail o PEC che a mano c'è una cassetta apposta davanti all'ufficio del protocollo all'ingresso del comune. Ecco, Comune di Giulianova, la giunta comunale che si sta dando da fare anche attraverso altra solidarietà alimentare. Sì, sin da subito abbiamo ideato la spesa sospesa, per cui tutti i cittadini che vogliono possono recarsi nei supermercati che hanno aderito, acquistare dei beni di prima necessità, soprattutto alimentari, per i nuclei in difficoltà. I volontari dell'Associazione del Dono di Maria, insieme alla Protezione Civile e alla Croce Rossa di Giulianova, hanno poi il compito di raccogliere questi beni e di confezionare i pacchi. Fino ad oggi abbiamo consegnato 149 pacchi alimentari. Anche la richiesta per i pacchi alimentari è aperta, quindi è possibile farla sempre tramite mail o presso l'ufficio protocollo del comune. Ecco, oltre a questo è arrivato anche un importante aiuto dalla Regione Abruzzo nella giornata di ieri, 1000 euro a tutte le famiglie che sono in difficoltà. Esatto, proprio a partire dalla mezzanotte è possibile inviare la domanda sul sito della Regione Abruzzo per accedere a questo bonus. E, io ho dato disposizione ai nostri servizi sociali di contattare le famiglie che abbiamo in carico per appunto suggerire di presentare la domanda.